Passo il pallone, me lo dice subito in direzione di Trapani. Di prima, non controlla benissimo il pallone, riesce comunque a gestirlo. A spazio per Almare il destro! Oh, uno che sta dietro! La palla ha sfiorato il palo, prima nozione dunque del match, firmato ovviamente Simone Di Prima. C'è subito il pressing su Di Prima, parte di Barbaro, che infatti parte del pallone, Barbaro! Newcastle in vantaggio, errore di leggerezza qui di Di Prima, che ha letteralmente regalato il pallone a Barbaro, il quale non ha fallito. E sicuramente a Di Prima non è stato chiamato l'uomo, chiaramente Barbaro ha anticipato l'avversario, ha fatto esplodere un destro potente dove forse Crisci poteva fare qualcosina in più. 1-0 per i Newcastle. Martorano a campo, può servire Di Domenico, il pallone ancora di ritorno per Martorano, Martorano! 2-0, azione da manuale quella di Martorano e Di Domenico, e Newcastle volano sul 2-0. Davvero una bellissima azione, un bellissimo contropiede, arriva questo 2-0 che taglia le gambe sicuramente ai Xeneises, che finora non si sono resi pericolosi. Un 2-0 sicuramente meritato per quanto abbiamo visto in campo fino a questo momento. Può avanzare Aliotos, prova a saltare Martorano, ora si va da Stassi, ancora Aliotos. Piero! Aliotos, spazio per il tiro, una grande idea! Con anche la deviazione di Martorano a concedere solo l'angolo. Davide Gine, tutto, non si più. Ma parte Cillaric, il tocco di Domenico, tiro deviato di Domenico! E sono tre per i Newcastle, notte fonda in casa Xeneises, che hanno dormito in fase difensiva e hanno regalato il tris a Di Domenico. È sicuramente fortunato Di Domenico, che si ritrova la sfera tra i suoi piedi dopo una deviazione da parte della barriera. Arriva questo 3-0 sicuramente pesantissimo per i Xeneises, che comunque stanno meritando fino al risultato. Dopo andare, serve Di Prima, si scontra dietro la palla, c'è ancora Alioto! È il gol dell'1-3 per i Xeneises. Alioto ha resistito anche alla carica involontaria del suo compagno Di Prima e l'ha messa in fondo al sacco. E dalla carica ai suoi Alioto, su questo siamo sul 3-1, la partita è tutta da giocare. Un gol inaspettato che arriva sicuramente a freddo dopo che avevano appena fatto il 3-0. 3-1, partita riaperta. Oggi il giocatore dei Xeneises, che già prima ci ha provato, ha trovato anche il gol però con l'altro piede. E dopo il gol sta trovando una carica in più. Recupera il pallone, resiste una carica, poi palla per Di Prima! La grande parata di Brusca a mantenere aperto il divario tra le due squadre. Ma non è finita, perché Alioto sta davvero la carica ai suoi, sta dando Alioto. Tanto recupera palla Stassi, palla che sfiora il palo, controllava però la traiettoria Brusca. La tiene giù Di Prima, che alza questo pallone in direzione ancora di Stassi. Recupera però Barbaro. Fase un po' confusa della partita, errori da una parte e dall'altra. C'è il più contro dall'altra parte di Xeneises con Di Prima. La parata di Brusca, grandissima, restare in piedi fino all'ultimo. Caccia ancora palla dall'altra parte con Di Lorenzo, che prova a smarcarsi. Aiuto da Stassi, ancora Di Lorenzo. Stessa attenzione, c'è un 2 contro 2 con Di Prima che punta Di Lorenzo. Riesce a saltarlo con un rimpallo. Di Prima lo piazza ancora, ma c'è Brusca, bravissimo ad evitare il gol. Eh sì, il portiere ci mette la manona e salva i suoi da un possibile 3-2. Ancora un momento di massima pressione in casa Xeneises, con Sinesio costretto a tornare da Alessandria. L'apertura ottima per Di Prima! Ha probabilmente colpito il palo Di Prima, da una posizione praticamente impossibile, era sulla linea di fondo campo. Eh sì, la posizione impossibile, stava trovando un gol capolavoro. Penso abbia sfiorato il palo alla destra del portiere. Occasionissima, ancora una volta per i Xeneises, che sono in partita e lo stanno dimostrando. Di Domenico intanto con il tiro insidioso che va ad impegnare Crisci. Attenzione, palla dentro per Di Prima, la paratissima ancora, poi Sinesio. Insistono i Xeneises ancora con Di Prima, che ha spazio per armare il destro, lo fa infatti! E Simone Di Prima riporta i suoi ampiamente in partita con il gol del 2-3. Eh sì, all'ennesima conclusione Di Prima non fallisce, firma il 3-2 definitivo, un 3-2 pesante. Sicuramente che arriva in questo finale di primo tempo, e questo 3-2 sicuramente darà maggiore spettacolo in vista del secondo tempo, che si preannuncia davvero spettacolare. E non poteva non entrare nel tabellino dei marcatori Simone Di Prima, è sua l'ultima emozione del match, e noi andiamo in po'. Però siamo già dall'altra parte con un 2 contro 2 di Domenico, il pallone per Cillari, il dribbling splendido di Cillari! Che bellezza, il gol di Cillari per il 4-2, il dribbling secco e il tiro a battere Crisci, che non può nulla, e tornano nettamente avanti adesso i Newcastle. Che giocata di Cillari, che gol di Cillari soprattutto, ha davvero messo fuori causa l'avversario, ha segnato questo gol importantissimo.
L'ha fatto per giocare da protagonista, adesso c'ha questo calcio di punizione. Cerca addirittura il piattone, palla ancora a lui. Di Prima, palla rete! La doppietta per Simone Di Prima, che si conferma tra i bomber più importanti di questa Serie B2 e riporta soprattutto i suoi a meno uno dei loro avversari. Ancora Simone Di Prima, colpo da biliardo per questo 4-3 da parte sua. Doppietta sul piano personale, partita ancora riaperta. Entrambe le squadre che non hanno nulla da perdere, se la stanno giocando a viso aperto. Tanto Di Domenico recupera il pallone, Di Domenico con il tocco raso terra, poteva cercare addirittura il pallonetto, ma è stato bravo, cresce a uscire. E allora Stassi prova ad andare. E non c'è fallo però da parte fallo, di Bar. Buona Barbaro! Bravo. Ma che vuol dire? C'è adesso questa punizione per Cillari che va in porta e c'è stato il miracolo di Crisci. Non era messa bene la barriera, ma Crisci ha rimediato subito con un grande intervento. E non è finita qui però. C'è la possibilità di contropiede subito arrestato da parte dei Newcastle con Di Prima che tocca per ultimo. Cillari può andare, Cillari da solo, Cillari! Un altro gol meraviglioso di Cillari che ci sta deliziando questa sera con giocate di grande classe e adesso porta anche i suoi nuovamente sul più due. Grandissimo Cillari, è la sua giornata, due gol spettacolari da parte sua, uno più bello dell'altro, firma un gol molto importante. È giusto. Parte Cillari, ha sfiorato il palo alla sinistra di Crisci e oggi è veramente in vena di prodezza Cillari. A mio avviso è migliore in campo quest'oggi, davvero, oltre due gol sta già facendo grandissima partita. Però perde, palla ancora, il cannoniere dei Senese sta favorendo l'ennesima ripartenza di Di Domenico, che per solo contro tre. Di Domenico ancora da solo, Di Domenico! E sfiora il palo, sarebbe stato un super gol quello del numero 11 dei Newcastle. Assolutamente sì, con Cillari davvero regista di questa squadra, colui che spinge sempre, salta l'uomo, che ha superiorità numerica. Palla adesso dentro di Cillari per Barbaro di testa, ancora Barbaro e poi di De Lorenzo non è riuscito a mettere in rete da praticamente un metro e poi c'è il fallo di Alessandria, ma quante chance adesso per i Newcastle. E abbiamo visto tantissime occasioni, abbiamo visto questo colpo di testa, un doppio colpo di testa che ha trovato l'ottima risposta da parte del portiere. Adesso c'è una posizione davvero molto importante per il destro di Cillari. Staremo a vedere. C'è anche De Lorenzo al suo fianco, infatti il tocco è per lui, il palo clamoroso e poi Barbaro costretto a calciare in scarso equilibrio. Adesso forse meriterebbero addirittura uno scarto maggiore. Qui c'è Cillari col tacco per Di Domenico, traversa e adesso sono anche sfortunati i Newcastle con Cillari che poi liscia la conclusione. Incredibile quello che sta succedendo. Tanto Di Prima, un'altra chance per andare a segno sul calcio piazzato, parte con il destro. Possiamo dire mezza papera di Brusca che rimette in discussione la partita. Tutto perché adesso si va sul 5-4 e c'è l'ennesima tripletta di questo straordinario campionato, di questo straordinario giocatore che è Simone Di Prima. Tutto troppo facile per Di Prima, un gol molto importante che riapre per l'ennesima volta la partita. La chiusura difensiva, ancora Di Prima, palla per Stassi, la gira in direzione di Alessandria che torna dal suo numero 23, ancora Alessandria, sul sinistro Alessandria, la parata di Brusca e poi costretto a spazzare De Lorenzo. E qui Brusca si mette una pezza, anche se il tiro non era potentissimo, non è figa perché c'è la rimessa laterale, la palla al centro. Là dentro in qualche modo Brusca, forse anche Barbaro di testa per Cillari. Poi serve Stassi, Stassi prova a servire Di Prima ma non ci riesce. In ogni caso arriva Trapani a suo sostegno, Stassi anticipato Di Domenico e poterà solo verso la porta. Di Domenico inseguito da avversari, Di Domenico, palo ancora e la palla finisce in rete. E dopo tanta sfortuna chiudono definitivamente i conti i Newcastle con il secondo gol personale di Domenico. E ci pensa lui a chiudere definitivamente il match più due ancora una volta per i Newcastle che adesso Di Domenico si prende la settimana da parte dell'arbitro. E dunque chiudono in bellezza questo campionato di Newcastle. Bellissima partita contro i Senese, si è decisa praticamente alla fine dopo che avete rischiato di farvela rimontare. È stata una partita molto combattuta. Sono stati bravi anche gli avversari. Ma noi abbiamo giocato bene comunque, abbiamo preso questa vittoria, importantissima. Sperando di andare ai playoff, sperando, eh? Sperando. Però non. Però l'importante è che abbiamo vinto, abbiamo chiuso il campionato in bellezza. Grandissimo anche il nostro portiere, ci ha
Bravo portiere, bravissimo Capitan Ciller, ha fatto da collo uno più bello dell'altro. È il capitano importante. L'ultima partita del nostro portiere. Il capitano è molto importante per noi. Quindi ora, indipendentemente dal piazzamento in classifica, propositi eventualmente per la clausura? Ci riproviamo almeno per i playoff. Noi siamo sempre Serie A. Avendo chiuso a 6 punti alla prima. Esatto. Volete accorciare questo gap allora? Esatto. Complimenti ai Fight Club che hanno vinto il torneo. Riferiremo. In ogni caso ci vediamo nel 2013. Dai, quindi vabbè, buone feste. Buon anno, buon Natale. La profezia non si avverrà. Va bene, ciao ragazzi. Ciao.